Ciao ragazzi, bentornati su NPX Channel, che vi parlo sono sempre io, il vostro amichevole mago di paese, e siamo qui per girare, spero sia la puntata conclusiva, dell'estrazione della pompa. Riassunto veloce delle puntate precedenti: abbiamo costruito un argano motorizzato per estrarre la pompa, questa pompa è a circa 170 metri, e abbiamo strappato la corda mentre tiravamo perché a causa della forte degradazione dovuta alla mineralizzazione del pozzo decisamente ferroso, e per ovviare questo inconveniente siamo costretti a tirare su col tubo, con tutto il rischio che ne consegue. Per fare questo abbiamo inventato dei morsetti speciali e un passo alla volta, un metro alla volta, e stiamo cercando di tirarlo su. Quindi diamo avvio alla seconda giornata di estrazione, sperando che sia l'ultima. Partiamo con una ripresa di una porzione di sollevamento col cambio dei morsetti, poi andiamo in time lapse e speriamo di arrivare alla fine con la pompa alla cima. Quindi, signori, azione, guanti. Azione. Qui ho fatto una serie di nodi Prusik per far sì che non mi si rilasci la corda, in modo da tirare tutto insieme, visto che ormai è tutto slegato, ovviamente. Una coppia di nodi servono per tenere il filo sempre in tira ed è veramente comodo. Ora, il problema fondamentale è che questa merda poi non tengono i morsetti, quindi ci tocca lavare il tubo ogni volta per poter mettere i morsetti, altrimenti scivolano come tutto. Quindi, una volta sollevato, secondo morsetto, quindi si rilascia la parte superiore, togliamo un po' di tubo, togliamo il morsetto di sopra, facciamo scorrere il nodo, leghiamo il filo.
aspettiamo che l'argano cali perché ci mette su tempo. Se fosse in base alla forza che ha, avrei potuto impostare anche doppia velocità, ma se fosse necessaria una modifica del genere, basta cambiare il primo motore riduttore, che è quello che costa meno, che mi pare che sia 1.25-1.30, aumentare del doppio la velocità al primo motore riduttore, che dovrebbe costare, mi pare, tipo 60-70 euro, o forse anche meno, forse solo una quarantina, quindi volendo si può raddoppiare la velocità. Quindi collegamento fatto e tiriamo di nuovo su, portando il ciclo all'infinito finché si arriva alla cima. E via dicendo, portando il ciclo all'infinito finché risolviamo il problema. Quindi niente, adesso giriamo le camere time-lapse e speriamo di concludere la missione. Allora ragazzi, siamo usciti dal time lapse non perché siamo arrivati alla cima, ma perché abbiamo un problema. In realtà siamo quasi alla cima, perché ormai mancano solo più 30-35 metri. Il problema è che ci siamo incastrati, perché questa è l'altezza a cui è intubato il pozzo e non riusciamo a imbucare il tubo. Quindi sono tornato a casa a prendere il dinamometro e faremo un po' di tira e molla a vedere se riusciamo a imboccarlo, cercando di non sforare un peso limite. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Togliamo il morsetto di sotto. Direi che non dobbiamo superare i 350 kg, perché sennò poi strappiamo il tubo. Ora non pesa più 350 kg perché c'è tutto il peso del tubo. 350 kg ce l'abbiamo proprio di tiro. E proviamo di nuovo, prima o poi verrà. Ancora. Niente. Allora, facciamo una pausa sigaretta, tanto vediamo se il cervello fa uscire qualche dia nuovo. Riprendiamo tra un momento.
Sono stato qui un'ora, come farò degli avanti e indietro, non ho totalizzato un cavolo di risultato. Adesso situazione attuale, ho misurato prima col dinamometro in base all'altezza, gli ho dato 500 kg di carico e lo lasciamo così tutta la notte e vediamo se ha voglia di sbloccarsi. Andare tanto oltre 500 kg, qui è tutto l'allungamento del tubo, cioè lei rimane sempre ferma e 500 kg sono nell'allungamento del tubo. Andare oltre siamo a rischio di strappare. E niente, lo lasciamo qui e vediamo domani mattina che cosa succede. Quindi la puntata termina qui, sta diventando una telenovela. E al di là di questo, mi viene ragionevolmente da chiedermi se anche la tiro via, come faccio a infilarne un'altra se ci sono queste strettoie. Ma a questo penseremo dopo che quello che dovrà accadere accadrà. Quindi niente, la puntata termina qui e ci rivedremo domani. Non so se riesco a pubblicarla stasera, se la pubblico domani, comunque ci rivedremo dopo per il finale, qualunque sia il finale, non è scontato che sia positivo. A presto.